Fluiscono assieme a Cireale e Bari, i pugliesi tornano in Serie A dopo 2 anni, i Granata dovranno giocarsi la salvezza domenica prossima ad Ancona, ma il punto di vantaggio rispetto al Pescara potrebbe risultare decisivo. Le due squadre hanno giocato con grande ardore e intensità agonistica, dimostrando di volersi superare sin dalle prime battute. La misteriosa sparizione delle bandierine del corner comporta lo slittamento di 5 minuti della ripresa, in cui la Cireale sale in cattedra e la partita diventa un fatto privato fra il centrocampista Tarantino e il portiere ospite Fontana, che ribatte alla grande 3 conclusioni dalla lunga distanza. Quando invece ha la possibilità di battere a rete a colpo sicuro dalla corta misura, Tarantino manda out. Al cardiopalmo gli ultimi palpitanti 5 minuti, quando il Bari è già in Serie A e la Cireale si abbatte come una furia sull'avversario. Dopo Tarantino ci provano anche i difensori Migliaccio e Migiano, e dopo un gol in fuorigioco di Dio arriva la rete della vittoria, siglata da un altro difensore, lo giudice. Al termine l'euforia contagia tutti. Materazzi rende merito agli inseguitori. Ovviamente un campionato importantissimo, anche se abbiamo perso la partita che potevamo anche non perdere, però alla fine eravamo troppo deconcentrati con i risultati che avevamo dalle altre parti, abbiamo preso un gol balordo a fine gara. Però ha messo in discussione il campionato comunque. Ma direi comunque bisogna dare atto al Cesena Padova che si è andato di filo a torce fino alla fine. Mister Papadopoulo, la squadra ha dimostrato ampiamente di avere i requisiti per lottare fino all'ultimo. Ma io l'ho sempre detto, probabilmente noi delle squadre di fondo siamo la squadra che si è guadagnata la salvezza sul campo. Oggi l'abbiamo ulteriormente dimostrato, perché noi da 3 mesi a questa parte veramente tutte le domeniche ci troviamo davanti avversari motivatissimi, e venire a capo, diciamo, di queste vittorie non è facile per nessuno, soprattutto per una Cireale che ha dovuto far fronte per tante domeniche a molte squalifiche.